Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a gennaio ma pure a febbraio. In questa puntata ricchissima cercheremo di chiudere definitivamente il discorso su Palworld e Pokémon e apriremo le porte invece alle grandi presentazioni di febbraio, tra Nintendo Direct e State of Play. Se video del genere vi piacciono, mi raccomando, supportate il canale, supportate quello che dico, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Ormai superati 40.000 iscritti mi sono imborghesito e non c'è più spazio per l'angolo della poracciata. Passiamo subito quindi alle notizie al volo. La scorsa puntata vi ho ricordato di come per me febbraio è il mese di Final Fantasy VII Rebirth, senza alcun'ombra di dubbio. Il settimo capitolo rimane l'episodio a cui sono più affezionato in assoluto, ma se mi chiedeste di scegliere tra il sesto e il suo seguito, sarebbe una decisione molto difficile da prendere e so che sarebbe così per tanti di voi. Quindi sentite cosa ha detto Yoshinori Kitase, il producer del remake, quando intervistato da uno youtuber francese, Julien Chies, gli è stato chiesto se mai vedremo un remake di Final Fantasy VI. Secondo Kitase, il progetto Final Fantasy VII Remake ha richiesto circa 10 anni di produzione e fare la stessa operazione per il sesto capitolo richiederebbe almeno il doppio del tempo, principalmente per tutti i personaggi che ci sono all'interno del gioco. Il remake di FF6 è un progetto discusso internamente, ma per ora non se ne fa nulla, e anche se un giorno dovesse ricevere il via libera, mi sa che se lo giocheranno i nostri nipoti. Rimanendo in casa Square Enix, la presenza di Visions of Mana all'interno del Developers Direct di Xbox ha suscitato un certo scalpore perché indica una sinergia non scontata tra le due aziende, ma il supporto all'ecosistema Microsoft potrebbe non fermarsi qua, ma anzi potrebbe spingersi ben oltre. Infatti alcuni utenti su Twitter si sono resi conto che cercando tramite motore di ricerca informazioni sul gioco, questo viene indicato dal sito di Xbox come incluso all'interno del Game Pass. Si tratta di un errore di database oppure di un autoleak clamoroso? Chissà, però Visions of Mana sul pass al day one sarebbe tanta roba, soprattutto per un pubblico appassionato di JRPG. E sempre la scorsa settimana ci siamo salutati con un venerdì ricchissimo che segnava l'uscita di due titoli strattesi, ovvero Tekken 8 e Infinite Wealth, l'ultimo capitolo della serie Like a Dragon. E dopo aver commentato la ricezione da parte della critica, possiamo già farci un'idea dei dati di vendita di questi due giochi. Il pubblico sembra aver premiato entrambi. Nel Regno Unito il debutto di Tekken 8 ha registrato il doppio di copie fisiche vendute rispetto all'esordio di Street Fighter 6, un gioco però uscito in un periodo stracolmo di titoli di richiamo e che quindi magari è stato un po' schiacciato dalla concorrenza. Mentre su Steam, Infinite Wealth ha registrato un picco di oltre 30.000 giocatori simultanei, un record tra tutte le produzioni dello studio Ryuga Gotoku. Al secondo posto abbiamo il recentissimo capitolo di Intermezzo Gaiden con 13.000 giocatori, mentre al terzo il settimo episodio con meno di 10.000. Un successo che si trasla anche nelle classifiche di vendite settimanali europee relative alle versioni fisiche, che vedono nel Regno Unito primeggiare Tekken 8 seguito a ruota da Infinite Wealth. E ora non ci resta che aspettare di scoprire come sono andati anche in America e in Giappone. Sono molto curioso. Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Utoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Utoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Utoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie della giornata e aprire la settimana con un ulteriore chiarimento su quella che è un po' la notizia del momento, ovvero la controversia tra Palworld e Pokémon. Mi raccomando però, rilassatevi. Come ho detto già in precedenza, è inutile schierarsi neanche si trattasse di una tifoseria da stadio, difendendo a spada tratta Pokémon o facendo finta che Palworld non si sia minimamente ispirato alla creazione di The Pokémon Company e Nintendo. Proprio per questo ci tenevo
a darvi un'altra prospettiva su un aspetto del dibattito che è ancora aperto, ovvero se Pocket Pair abbia utilizzato o meno i modelli di The Pokémon Company per creare i suoi PAL. Ecco, la risposta non è affatto semplice, ma state sicuri che nel caso fosse affermativa, Nintendo ricorrerebbe immediatamente a vie legali. Ci eravamo lasciati con la comparazione di Biofrog, che aveva messo a confronto i modelli di Palworld e Pokémon con una metodologia però molto approssimativa e anche un po' faziosa, che aveva prodotto dei risultati tutt'altro che soddisfacenti e per questo non considerabili e attendibili. Per sua stessa ammissione, l'autore di questa comparazione non ha né i mezzi né le capacità tecniche per trattare con cura l'argomento, quindi ho pensato di rimandarvi a questo video di oltre 15 minuti dove un modellatore 3D, senza alcun preconcetto, esamina la questione utilizzando diversi metodi di analisi e concentrandosi su delle casistiche specifiche. Soprattutto il senso di questa ben più professionale comparazione non è quello di giungere a una conclusione certa, ma più che altro di mettere in luce tutti gli elementi che possono far propendere verso il presunto plagio e anche il suo opposto. Quindi, se vi interessa approfondire questo argomento per formulare una vostra opinione in merito e scoprire tanto della tecnica e del lavoro che c'è dietro, guardatevi questo video di Project Alpha Animations che vi lascio in descrizione e poi ci tengo a sapere la vostra nei commenti. Però fatemi una promessa, rilassatevi, anche perché non sarà nessuno di noi a decidere se si tratta di un plagio o meno, no? Ma passiamo a qualcosa di più leggero. È stato appena ufficializzato da parte di Sony il tanto rumoreggiato State of Play e cercheremo di capire cosa aspettarci da questa presentazione. Ma questo annuncio ci dà anche spazio per iniziare a ragionare sul Nintendo Direct di febbraio. Andiamo con ordine. Lo State of Play, che noi ovviamente seguiremo in live, si terrà il 31 gennaio, questo mercoledì, alle 11 di sera, ora italiana. Nel comunicato ufficiale viene specificato che la presentazione durerà 40 minuti e ci sarà spazio per oltre 15 giochi, tra cui spiccano Stellar Blade e Rise of the Ronin, per una lineup che abbraccerà anche la sfera di PSVR 2. Ma questo è quello che sappiamo di ufficiale, ma il giornalista Special Nick di Xbox Era ha pubblicato una sorta di indovinello spoiler su quella che sarà parte della presentazione. Vi dico quello a cui allude il suo tweet, ma se non volete spoiler di sorta, passate direttamente al prossimo capitoletto in descrizione. Bene, per Special Nick, lo State of Play conterrà, oltre a Stellar Blade e Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth, una remaster di Sonic Generations, Silent Hill 2, un nuovo gioco della serie Metro e anche il gameplay di Judas, il seguito spirituale di Bioshock. Tanta tanta roba, e vi dirò, se anche solo metà di questa lineup fosse vera, già così sarebbe uno State of Play imperdibile. Non trovate? Mi raccomando, noi ci vediamo in live il 31 a partire dalle 22:30. Non mancate! Ma invece Nintendo Direct? Beh, siamo alle porte di febbraio ed è quasi fisiologico iniziare a speculare su una delle presentazioni più attese dell'anno. In realtà però i rumor su questo Direct si susseguono già da qualche settimana. Uno in particolare aveva fatto parlare molto di sé. Infatti dopo la pubblicazione di uno degli ultimi trailer di Princess Peach Showtime, ci si è resi conto che un utente che aveva predetto i segmenti da Cowgirl e da Ninja del gioco aveva detto la sua anche sul contenuto del Direct di febbraio. Questo avrebbe accolto un remake di Fire Emblem 4, un nuovo Donkey Kong Country, vi giuro non ce la faccio più a sentire questo rumor, la remaster di Prime 2, il remake di Grezzo degli Oracles, la localizzazione del gioco di Good Feel e un nuovo Famicom Detective Club. A parte questi ultimi due annunci, sembrerebbe prospettarsi un Direct impressionante. Sì, anche troppo bello per essere vero, infatti è stato dimostrato che questo leak era in realtà un fake, visto che quei due segmenti di Princess Peach erano già stati teaserati nei primi reveal trailer, quindi non si trattava affatto di informazioni da insider. Si tratta in fondo poi di tutte congetture che si susseguono da anni, che non sono poi così campate in aria, però se fossi in voi terrei le aspettative molto basse per il Direct di febbraio, e vi dico il perché. Una delle tesi più accreditate è infatti che si tratterà di una presentazione di transizione, dove ci sarà spazio per ben poche cose entusiasmanti. Ci saranno tante conferme, magari una bomba finale, che potrebbe essere il primo nuovo teaser di Metroid Prime 4 e niente di più. Questo perché l'attenzione di Nintendo potrebbe già essere rivolta a un eventuale reveal di Switch 2, previsto proprio per i prossimi mesi. Uno spazio per il quale verranno conservati gli annunci più corposi, in modo da accompagnare in modo sostanzioso il reveal della console. Però ve lo ricordo, si tratta per ora solo di speculazioni e proprio per questo sono curioso di sapere cosa ne pensate. Secondo voi, quando vedremo il Direct di febbraio? Sarà un Direct ricco di sorprese oppure solo una presentazione di passaggio? E questo però c'era tutto per oggi. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro.
Io sono il Poro State, Michele Direct, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Un nuovo Donkey Kong Country. Sesto a cre 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 c